Nato dalla collaborazione tra 1C e 777 Studios, Battle of Stalingrad è l'ultima incarnazione dell'acclamata serie di simulatori aerei IL-2. Questa volta a costruire lo scenario bellico saranno i cieli di Stalingrado e gli sviluppatori hanno promesso un'accuratezza storica senza precedenti, attingendo direttamente a documenti dell'epoca recentemente desecretati. Abbiamo potuto mettere le mani sulla versione Early Access del titolo, ecco le nostre impressioni. Battle of Stalingrad è un combat flight simulator e come tale non esiste tastiera o mouse che regga. Per poterlo giocare al meglio sarà obbligatorio possedere un joystick. In secondo luogo sarà fondamentale conoscere il proprio apparecchio, soppesandone i punti di forza e le ovvie limitazioni, perché in combattimento queste nozioni saranno indispensabili per portare la pellaccia a terra. Il titolo vanta un'approfondita gestione del motore, fedelmente riprodotto per ogni velivolo. Proprio per questo, anche i piloti virtuali di Battle of Stalingrad dovranno prestare molta attenzione nel gestire la mistura di carburante, aprire il radiatore e tenere costantemente un occhio sugli indicatori di temperatura, per evitare di fondere il motore nelle procedure pre-decollo. Fortunatamente, gli sviluppatori hanno ben pensato di rendere la difficoltà del proprio titolo scalabile, e già nella versione Early Access in nostro possesso ci sono due livelli di realismo, uno per utenti meno esperti e uno per quelli più navigati. A livello più semplice, tutte le procedure sopra elencate saranno gestite interamente dall'intelligenza artificiale, permettendovi di accendere e decollare senza troppi pensieri. Durante i combattimenti, il sangue freddo e l'abilità del pilota saranno fondamentali per mettere a segno le letali raffiche che sgorgano dalle mitragliatrici. Bisogna stare tuttavia attenti alle performance del caccia, onde evitare di finire in stallo o in una vite per colpa di una virata troppo azzardata. Gli scontri sono decisamente realistici. In base al tipo di proiettile e dalla blindatura della carena, le ali si possono danneggiare. E se pensate che perdere un alettone sia un grosso problema, dovrete pregare che un colpo non vada a segno sulle munizioni di bordo, causando una spettacolare esplosione. Inoltre, se colpito, il motore può andare in fiamme, gripparsi o spruzzare olio sul nostro parabrezza, rendendo quasi impossibile vedere al di là del nostro naso. Insomma, già in questa versione Early Access, Battle of Stalingrad si è dimostrato un titolo solido, con meccaniche di volo avanzate che sicuramente faranno felice chi cerca fedeltà e simulazione storica. Al momento sappiamo poco della campagna, a parte il fatto che il teatro di scontro sarà ambientato tra il 1942 ed il 1943. Molta attenzione sarà dedicata all'accuratezza storica. Ogni aeroporto situato nel territorio sarà posizionato in base ai rilievi effettuati sui documenti storici dell'epoca. Al momento è stata rilasciata anche una parte di quella che sarà la modalità multiplayer del titolo. Purtroppo non si possono ancora disputare né creare missioni cooperative. Tuttavia, è possibile sfidarsi nei cieli in una sorta di team deathmatch competitivo, molto simile a quello disponibile anche in Rise of Flight. Dal punto di vista grafico, Battle of Stalingrad si presenta con una versione modificata del motore di Rise of Flight. Già a due terzi dello sviluppo, l'impatto visivo è davvero notevole. La modellazione degli aerei è molto dettagliata, sia per ciò che concerne gli interni che per gli esterni, e da questo si deve aggiungere un sistema dei danni molto accurato. L'interno dei cockpit è stato realizzato nei minimi particolari e permette una lettura precisa della strumentazione di bordo. La città di Stalingrado è stata realizzata studiando le fotografie dell'epoca e vi si possono scorgere piazze, monumenti e stazioni man mano che ci si avvicina al terreno. A contornare il tutto ci sono realistiche nubi volumetriche ed effetti di luce davvero notevoli, come quello del sole che abbaglia gli occhi del pilota e può essere sfruttato a proprio vantaggio in combattimento. Battle of Stalingrad potrebbe davvero risollevare le sorti di L2 dopo lo scivolone della serie con lo sfortunato Cliffs of Dover. Questa Flight Combat Sim propone un modello di volo solido con un sistema di danni e gestione del motore curati sin nei minimi particolari. Oltretutto, già in questa fase dello sviluppo il titolo graficamente si difende molto bene e sfoggia una minuziosa ricerca per i particolari storici. Il titolo è attualmente previsto per la fine del 2014.